rifiuti, possiamo parlare di emergenza Foggia? No, non è emergenza, non abbiamo rifiuti per strada, è ovvio che è una situazione abbastanza delicata e abbastanza critica, perché purtroppo, ma questo è stato il motivo per cui è stata fatta la modifica della governance, la legge regionale di modifica della governance, siamo in una situazione critica sotto il profilo impiantistico, in particolare sotto il profilo impiantistico necessario per lo sviluppo della raccolta differenziata. Comunque ci sono molte discariche chiuse al collasso pieno. Sì, il problema delle discariche ci sta, però bisogna tener conto che il futuro non è la discarica, cioè l'impianto cui dobbiamo tener conto, l'impiantissimo dobbiamo tener conto per sviluppare la gestione del ciclo di rifiuti non è la discarica. La discarica è un impianto che andrà a scomparire, perché questo ce lo dice l'Europa, nella direttiva comunitaria dell'economia circolare la discarica è ridotta come un impianto di destinazione residuo del 10% del rifiuto prodotto. Quindi le discariche non sono il futuro degli impianti. Quello che noi dobbiamo fare, diciamo come struttura commissariale, è quello di avviare un progetto in cui si realizzano gli impianti a sostegno della raccolta differenziata, come l'impianto di compostaggio, impianti di selezione della frazione secca della raccolta differenziata, impianti di recupero di macchine. In altre regioni è molto più semplice la raccolta differenziata, sembra che in Puglia, a Foggia sia un po' più difficile, i cittadini sono un po' più restii. No, è un modello culturale, un modello comportamentale, è ovvio che piano piano dobbiamo risalire, è normale che in altre parti della Puglia, ma anche Bari, ha una posizione discreta rispetto al panorama complessivo del sud, ma ci sono anche esempi virtuosi come Rutigliano, come Andria, come Barletta, ce ne sono tanti altri in cui hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata. Però nessuno della provincia di Foggia di questi dati positivi. E adesso c'è Manfredonia che sta lavorando abbastanza bene, credo che abbia quasi completato l'introduzione della raccolta porta a porta, toccherà anche a Foggia. Tenete conto che noi abbiamo un termine che ci ha dato, diciamo, non solo la comunità europea ma la normativa nazionale, con quello di febbraio 2018, in cui tutti le città dovrebbero raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Si prevedono nuovi impianti rispetto a quelli esistenti? Stiamo vedendo, abbiamo una riunione con i sindaci per verificare questo punto. E rispetto alle situazioni emergenziali, penso a Cerignola e ad altre discariche che hanno esaurito gli spazi disponibili. In questo momento non c'è una situazione emergenziale, perché comunque hanno gli impianti di destinazione finale. Per Cerignola stiamo valutando, abbiamo parlato con il sindaco Metta, per eventualmente riavviare o comunque avviare il sesto lotto della discarica che servirebbe a servizio dell'impiantistica che poi in cantiere l'azienda di Cerignola. Quindi nelle more il sesto lotto garantirebbe, diciamo così, la copertura del servizio fino a poi al potenziamento? Ma credo che sia di pari passo, perché praticamente credo che per il sesto lotto ci vorrà un po' di tempo per allestirlo, quindi quando sarà allestito nel sesto lotto credo che ci saranno anche gli impianti necessari a sostegno della raccolta differenziata.